friulana è parte integrante della protezione civile del Friuli Venezia Giulia nel settore logistico. Il meeting delle motostaffette del Friuli Venezia Giulia nasce come momento di presentazione dei gruppi di motostaffette presenti nel territorio regionale impegnata nelle scorte alle manifestazioni ciclistiche. Decidiamo di fornire un piccolo contributo alla causa coinvolgendo voi giovani in età di conseguimento della patente di guida. La disponibilità delle nostre strutture, in realtà abbiamo anche capito che ci poteva stare questa manifestazione all'interno di una scuola e della nostra scuola, perché è un momento in cui le realtà territoriali, in questo caso questa meravigliosa realtà del gruppo motostaffetta friulana, può mettere a disposizione anche della scuola. Il servizio che voi fate e rendete alle manifestazioni non solo giovanili è molto importante all'interno di questo grande contenitore della protezione civile, ma è molto importante anche quell'avvicinamento che voi riuscite a fare con i nostri giovani. Di saluto alla nostra manifestazione. Sono qua a celebrare questo rito, veramente una volta sulla festa. Annualmente compie per sensibilizzare quelle che sono le attività che possono prevenire cose gravi a coloro che vanno in moto. Questi pericoli è una cosa meravigliosa, è una cosa che può salvare molte vite, che può salvare i ragazzi che si apprestano a circolare con noi. Quindi grazie per il vostro lavoro, buona giornata. Un grave tutto colpito a gennaio di quest'anno la moto staffetta friulana. Era Roberto Moinos, se volete venire anche Daniel Emanuel, prego. Era un momento duro che però ci tenevamo a, se diamo un momento, non alla dottoressa, grazie. È un piccolo segnale, avevamo promesso che non avremmo dimenticato Roberto, quindi se vogliamo consegnare la targa a Tamara, la moglie, e alla mamma di Roberto. Quest'anno sentiremo la mancanza a Giro d'Italia. Ringrazio anche per la presenza il fratello di Roberto Ivan, con Fulvia, Elisa, Roberta
Roberto e Maida e Angelo per la loro presenza quest'oggi. Non servono altre parole. Grazie davvero. Io credo che per voi sia una gran bella momento di vita, ricordate Roberto, e io chiederei a Dio una piccola cosa, vorrei che sulle vostre note un adesivo, se possibile, perché darete una dimostrazione di grande amicizia. Io trovo che questa iniziativa sia veramente molto importante, ogni anno si ripete, quindi ogni anno aggiunge nuovi spunti a tutti per poter lavorare, per poter portare un messaggio di sicurezza ai ragazzi, perché tutti sappiamo che naturalmente le moto sono un po' pericolose, perché naturalmente le due ruote sono difficili da gestire in certe situazioni, come abbiamo visto anche gli incidenti che ci hanno stato fare le volte. Inventore protagonista delle tappe del Giro d'Italia di ciclismo, terminate con l'ascesa al Monte Doccolan dal versante di Ovaro. La motostafetta friulana ha avuto l'onore della concessione per questo 10° meeting delle motostafette del Friuli Venezia Giulia della medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La medaglia sarà custodita dal dottor Enzo Cagliero. La motivazione che abbiamo inteso dedicare è per aver reso più rosa la regione Friuli Venezia Giulia. Volevo ringraziarvi per l'attenzione, abbiamo finito, spero.
passare una mattinata diversa, che vi abbiamo lasciato qualcosa su cui riflettere. Grazie alla famiglia Moimas di essere stati con noi e grazie a tutti. Grazie a voi che mi avete sopportato. Se non ci sono domande, vi ringrazio.